Un patto di amicizia nel nome di San Ciro è stato firmato ad Atena Lucana. Ha suggellato il legame profondo che unisce quattro comunità accomunate dalla devozione al santo. Rappresentanti di Grottaglie, Taranto, Marineo, Palermo e Portici, Napoli, si sono incontrati sul sagrato del santuario per siglare un patto che ha la sua matrice nella religione, ma punta ad aprirsi a scambi turistici, culturali e istituzionali tra le realtà coinvolte. A sottolineare la natura trasversale dell'evento, la presenza del vescovo padre Antonio De Luca e dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera. San Ciro ha fatto un piccolo miracolo, ha messo insieme quattro comuni, quattro province, tre regioni, perché sono qui presenti le delegazioni di Portici, di Grottaglie in Puglia e di Marineo in Sicilia. Ci sono tantissime persone che sono venute da questi luoghi, c'è anche una folta delegazione dal comune di Nocera, dove anche lì si festeggia San Ciro. Quindi l'occasione non è soltanto quella di mettere insieme le comunità, ma fare in modo quindi di riscoprire l'identità comune che lega queste comunità. Quindi firmeremo questo patto davanti all'assessore Corrado Matera per far sì quindi che si inneschi anche un discorso di turismo religioso da parte delle varie comunità. Noi molto probabilmente come comunità penso che ad agosto andremo al Marineo, dove verrà festeggiata la terza domenica di agosto e viene festeggiata lì San Ciro. Quindi un modo per cominciare a conoscerci, a farsi conoscere. In questo momento la comunità di Atena fa anche un sussulto di impegno religioso e civile per mettere insieme più risorse, più persone, più comunità dell'Italia meridionale che venerano San Ciro. E la comunità di Atena custodisce con impegno questo patrimonio e soprattutto ne vuole fare anche un polo di attrazione per un turismo religioso ritrovato che, insieme alle bellezze del territorio, alle risorse agroalimentari, ne diventa una proposta anche di turismo. Noi in Campania abbiamo puntato molto nella diversificazione dell'offerta turistica sul turismo religioso. Attraverso il progetto dei Cammini dell'Anima, il percorso mariano, micaelico, dei riti religiosi e dei santi. Io penso che questo progetto rientra a pieno titolo nella strategia regionale attraverso la quale stiamo mettendo in rete la Campania, ma stiamo anche collegando la Campania con altre regioni e anche con i grandi siti religiosi mondiali. Io penso che ci sono davvero le condizioni per crescere sempre di più e sono convinto che queste iniziative, questi progetti daranno sempre più forza alla Campania e le istituzioni hanno il dovere di sostenerli.